Allora, come Comune di Tollo abbiamo aderito con convinzione a questo progetto che si chiama Coltivare la Memoria. Il progetto ci è piaciuto molto perché al di là ora dei luoghi comuni sull'importanza della memoria, ma è recuperare la memoria, conservarla e tramandarla è importantissimo. E lo è a maggior ragione per Tollo, perché Tollo ha una storia tutta particolare rispetto a tanti comuni della provincia di Chieti. Durante il secondo conflitto mondiale è stato completamente distrutto e noi non abbiamo un archivio. Siamo uno dei pochi comuni in Italia che non ha un archivio storico, perché andò distrutto durante l'invasione tedesca e poi il bombardamento successivo alleato. E si racconta che i giovani che tornarono da una specie di esodo, il cosiddetto sfollamento, furono i primi a rimettere su un po' di archivio, ma non fu sufficiente il materiale raccolto. Quindi, siccome le persone che hanno vissuto quegli anni molto difficili per Tollo, prima la guerra, poi lo sfollamento, poi la ricostruzione, purtroppo si fanno anziani e per una questione naturale ci abbandonano, io penso che è ancora più importante recuperare queste testimonianze, classificarle, farne patrimonio comune e tramandarle. Questo è il motivo per cui credo che questo progetto è ancora più importante per una realtà come Tollo. Un'amica mi confidava in passato che anni fa ci fu proprio una specie di i cinquantenni, sessantenni di oggi, furono quelli che non ricevettero nulla dai loro genitori, perché scattò un meccanismo sociologico, antropologico molto particolare. Era stata talmente tanto distruttiva la guerra per i tollesi, che non se ne parlava. Cioè, mio padre, che è del 36, quindi quando fu liberato Tolla aveva 8-9 anni, e addirittura anche gli altri, in particolare gli altri, non parlavano mai ai loro figli, che oggi hanno 60 anni, della guerra perché era stato un trauma troppo forte. E quindi praticamente è come se ci fosse stato un buco nello sviluppo dei ricordi, della memoria a Tollo. Ecco perché io penso che questo progetto, e voglio ringraziare il vice sindaco, la professoressa D'Incecco, che sta portando avanti questo progetto, che per Tollo assume un valore ancora più importante rispetto a tante altre realtà regionali. Ok.